Anche se non si tratta di una sfida ad alta quota, quella che mette di fronte il Treville al Guastameroli è comunque tra le più interessanti del quarto turno di ritorno nel girone chietino di terza categoria. Oltre ad essere una sfida tra due realtà che nel recente passato hanno militato in categorie superiori, si tratta di un test interessante per valutare le intenzioni delle due contendenti in vista del rush finale. I ragazzi di mister Paolucci, reduci da due vittorie consecutive, puntano ad allungare la striscia positiva per tentare il riaggancio all'ambita zona playoff. Al contrario, cerca riscatto per risollevare le proprie sorti ultimamente poco soddisfacenti con l'ultimo successo che risale allo scorso dicembre. E l'avvio della truppa arancionera sembra promettente con l'affondo di Celli che al dodicesimo stacca con tempismo sul corner di Morici, ma spedisce di pochissimo a fondo campo. Sarà in definitiva l'unico vero pericolo per la porta di Gian Cristofaro nel corso della prima frazione, contrariamente a quella di La Pietra che osserva la temibile rasoiata da limite di Chiccarella di pochissimo a lato. E poco dopo è chiamato a sventare la clamorosa autorete di Casalanguida, che interviene sullo spevente al centro di Dinunzio, ma rischia di beffare il suo portiere. Prima dell'intervallo è ancora Dinunzio a ispirare per i suoi compagni del fronte d'attacco, ma il suo traversone dalla destra non viene sfruttato a dovere da Jascio che non inquadra lo specchio della porta. I due portieri rimangono sostanzialmente inoperosi anche se i padroni di casa registrano un miglior possesso palla e vengono infine premiati ma bisogna attendere il ventiduesimo della ripresa per arrivare ai frutti sperati ed è proprio Dinunzio che stavolta decide di concludere personalmente e va a fare centro con un gran destro dalla distanza. La reazione della squadra ospite arriva dieci minuti dopo con l'aggancio in area di Ciccone che non riesce ad imprimere alla sfera la giusta potenza e questa si spegne placidamente a fondo campo. Va decisamente meglio al suo compagno di squadra Morici che al 35esimo ristabilisce il risultato di parità con una gran conclusione da fermo che manda la Sfera a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali di Gian Cristofaro che non riesce ad arrivarci. I padroni di casa provano a ripristinare il vantaggio nei minuti finali. Ma le offensive di Chicarella e di Perna non riescono ad impensierire la pietra. Che ringrazia per lo scampato pericolo e festeggia con i suoi per il prezioso punto conquistato sul difficile campo del Treville. Mister Paolucci eravate passati in vantaggio. La metà del secondo tempo con Dinunzio. Poi un gol strepitoso da calcio piazzato di Morigi ristabilisce la parità. Un commento sulla partita, Ma una partita devo dire, una bella partita, partita che in terza categoria non si vede spesso. Due squadre che hanno provato a giocare entrambe e hanno provato entrambe a fare risultato. Ci sono stati due gran gol, uno di dinunzio da parte nostra e un, una bellissima punizione di, di Sassi Morici. Lo sapevamo che era bravo a calciare, eh, c'è stata una piccola ingenuità su quel fallo al limite dell'area e è andata così, è stato bravo lui. Però devo dire che è stata veramente una, una bella partita. Arriva un punto a ciascuno, ne siete a sette di distanza dalla zona playoff. Siete fiduciosi di raggiungerlo? Ma noi nel girone di ritorno ci siamo dati un obiettivo di lavorare partita dopo partita e cercare di migliorare tutto quello che abbiamo fatto all'andata. Quindi l'obiettivo nostro è ogni domenica cercare di fare meglio di quello che abbiamo fatto nel girone d'andata. Penso che il campionato sia ancora lungo. E bisogna vedere quello che faranno lì davanti le, le avversarie, però noi siamo ripartiti col piede giusto nonostante siamo ancora con tante assenze e devo dare atto a molti ragazzi della nostra juniores che stanno facendo veramente vedere delle belle cose in questo campionato. Mister Pompe, eravate sotto fino al 35 ⁇ del secondo tempo quando il gol di Morici ristabilisce il pareggio, risultato giusto secondo lei? Sì, risultato giusto, si sono affrontate due squadre, due buone squadre. Primo tempo, forse, un po' meglio loro. Secondo tempo, dopo il loro vantaggio, siamo usciti un po' più noi e penso di, che meritavamo il pareggio. Contro chi disputerete la prossima gara? La prossima gara sarà in casa contro la, la Civitellese, e domenica prossima.